Brembo presenta Per interrompere questo trend negativo delle prestazioni alla SF23 serve una sterzata tecnica molto importante, una sterzata che deve portare a cambiamenti importanti, radicali, a partire da Imola, dove è già prevista la nuova vettura con le pance in stile Red Bull, quindi un progetto che era già in casa nella passata stagione, era già stato provato ma poi accantonato dalla direzione tecnica Binotto. Bene, questa configurazione, come ha già anticipato Ferrari, verrà realizzata con delle piccole varianti sulla monoposto che vedremo probabilmente già a Imola, ma poi a partire dal Gran Premio successivo in Spagna ci saranno anche tutta una serie di interventi tecnici sul telaio e sulla sospensione posteriore, perché sulla SF23 diventa estremamente importante recuperare la trazione che è stata persa rispetto al 2022. Quindi un progetto allargato, mirato a migliorare la monoposto, che prenderà spazio fino alla fine dell'estate, con continui step di evoluzione necessari a costruire il progetto 2024. Il tentativo di rilanciare la SF23 dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative fa riaffiorare a Maranello idee e concetti che Binotto aveva volutamente cassato per la monoposto 2023. In Spagna, a giugno, Ferrari delibera la nuova conformazione delle pance stile Red Bull che la scorsa stagione, a livello prototipale, era già stata testata al CFD, ma poi la direzione tecnica aveva sorprendentemente deciso di non seguire la strada aerodinamica a pancia continua della RB18, ritornando sul concetto della pancia larga con sfoghi dell'aria calda nella parte superiore. Questa trasformazione aerodinamica non sarà un passaggio indolore. Mesi di sviluppo sprecati, risorse perse e un ritardo che pesa nell'economia del campionato 2023. Abbandonare la filosofia Sanchez-Binotto vuol dire ripensare lo schema radiatori che oggi, con cassoni larghi, si sviluppano con pannelli accoppiati, deflettori per direzionare i flussi caldi verso le prese superiori. Questo è lo step 2 che Ferrari ha programmato il primo weekend di giugno a Barcellona, ma 15 giorni prima, al Gran Premio dell'Emilia-Romagna, è previsto l'arrivo del primo step di evoluzione che interessa il telaio e, in particolar modo, la sospensione posteriore. La SF23 ha fatto un passo indietro nella gestione gomme in gara, perdendo trazione in uscita curva che, lo scorso anno, rappresentava uno dei punti di forza. Ferrari ritorna alla disposizione disassata dei due triangoli, con quello superiore avanzato rispetto al centro mozzo. Inoltre, lo schema dei tiranti prevede una diversa inclinazione tra i due bracci, studiata per guadagnare camber in compressione quando la vettura è in curva e soggetta a rollio. Il vantaggio del camber dinamico è poter scomporre l'angolo della cassa veicolo da quello della ruota, che viene mantenuto parallelo al suolo, massimizzando l'impronta a terra. La geometria con tiranti spostati in longitudinale e ancoraggi disassati permette di variare l'angolo di caster. Ad ogni compressione della sospensione corrisponde una rotazione del mozzo che, cambiando l'incidenza della ruota sul piano stradale, favorisce lo scarico della trazione. Sarà dunque l'autodromo Enzo e Dino Ferrari a vedere il primo vero step della nuova SF23. Con una Red Bull dominante in qualifica, tanto quanto in gara, il vero rischio è che questo campionato 2023 venga deciso ancor prima della pausa estiva.
ma questo Liberty Media assolutamente non se lo può permettere in termini di calo degli ascolti a prima della metà stagione, e quindi inizia a farsi strada l'ipotesi di una nuova direttiva tecnica in pieno stile TD039 che vada a ridurre il vantaggio tecnico della Red Bull a livello di aerodinamica o di telaio. Questo per cercare di parificare le prestazioni con Aston Martin, Mercedes e soprattutto Ferrari per riaccendere l'interesse nel mondiale di Formula 1. Se nella classifica finale la Red Bull continua ad essere la dominatrice assoluta, in Australia Verstappen ha lasciato sfogare Russell al comando della gara per 12 giri. È stato un weekend dove era importante non sbagliare. Certo, abbiamo la migliore vettura, ma non dobbiamo commettere l'errore di sopravvalutare il nostro vantaggio. A Melbourne, Red Bull ha nascosto il suo potenziale in una gara di attesa, dove forzare il ritmo sarebbe stato un passo falso per le gomme. La RB19 è concepita come sviluppo aerodinamico del progetto 2022. Sul muso cambia la disposizione e l'inclinazione dei profili per conservare il carico e ridurre le turbolenze sul corpo vettura. Fattore che migliora la portata d'aria diretta sui cassoni inferiori, assicurando un flusso continuo e pulito nel sottovettura a vantaggio dell'effetto suolo. I vortici a lato vettura sono stati energizzati per schermare al meglio tutta la lunghezza del fondo vettura, che per regolamento è più alto di 15 mm. Il retrotreno della RB19 è quindi più pulito nelle forme, ma conserva il concept originale, ridistribuito il moto d'aria calda a bassa densità sopra le pance. Sono due le aree di estrazione del calore che hanno il compito di uniformare lo scorrimento dell'aria e pulire le turbolenze sull'alettone. L'unico motivo di preoccupazione di Red Bull sono state le tre partenze che inevitabilmente causano stress sulla trasmissione. Quella è sempre la fase più vulnerabile di ogni Gran Premio, e quando ne fai tre in un pomeriggio c'è sempre un po' di preoccupazione. Basta un dettaglio e un piccolo errore e puoi pagare un prezzo pesante.